Il Non Fede a Calcio è un contenitore di talento che mette il petto in fuori e si fa strada nonostante il tempo che passa e il progresso che avanza. Ma il Nova Fede finora ha saputo difendere il suo territorio, ha rimodulato le date, si è staccata per ora dalla costola della zona rossa e c'è da dire che aprile è apparso dicembre, quando anche allora si arrivava da un trend negativo importante, si giocava a campi opposti con l'avversario di turno Spontricciolo che beffava il gialloblu vincendo per 2-0. L'inizio da brividi con Filippo Capriotti, bravo ad approfittare di una disattenzione difensiva e a calciare in porta con Ronci pronto a rifugiarsi in corner. Dall'altra parte Eugenio Sebastiani danza sul pallone, traversone al centro per l'inzuccata vincente di Stefanelli, desideroso di prendersi una rivalsa personale dopo l'espulsione nella gara di andata. E rimanendo sulla partita d'andata, lo Spontricciolo cade nella trappola della sfortuna e come Nova Fede un girone fa, trova sulla propria strada i Legni a negargli la gioia del gol. È la volta di Brisigotti. Rimessa lunga, Cupi serve Stefanelli che di testa chiama la deviazione in corner l'attento Battani. Altro corner battuto da Lorenzo Fraboni, Cupi volle in cielo, Battani respinge sui piedi Raffaelli che spara però alto. Il corner è divenuto una tradizione comunale e lo Spontricciolo ne approfitta nel miglior momento del Nova Fede colpendo con Durante. Eurogol per il centrocampista dello Spontricciolo, classe 1987. Applausi del pubblico ospite non solo, ma l'urrà dello Spontricciolo dura appena lo spazio di 4 minuti, poiché Lorenzo Fraboni pennella un assist al bacio per la testa di Fabrizio Cupi, che trova il set alla destra di Battani. Nuovo vantaggio e nuova gioia gialloblu. Si gioca a viso aperto, calcio piazzato per lo Spontricciolo, pallone a servire la testa di Mohamed, che trova il guantone di Ronci a negargli la gioia del gol. Fraboni, direttamente da calcio piazzato, quasi sorprende Battani, che devia in corner. Dalla bandierina, nuovo assist del numero 10, Stefanelli di testa, risulta però impreciso. L'Eurogol di Durante viene emulato da Cupi inizio ripresa, stessa mattonella e piatto a scavalcare Battani per il 3-1. È ottavo centro di stagione per Fabrizio, che nella vita guida l'ambulanza, ma rischia di far venire l'infarto qualcuno con gol di questo calibro. Il fattore C, come dice lui, risulta decisivo. Per il terzino, annata da incorniciare, secondo miglior marcatore della squadra, dietro il solo Stefanelli. Fraboni, da calcio piazzato, reca qualche brivido a Battani, mentre Stefanelli, invece velocità, va via da un avversario prima di essere steso da Conti. Per il neo entrato, espulsione diretta. Lo Spontricciolo a questo punto tira fuori orgoglio e cuore, cross dalla sinistra di Brisigotti, botta al volo di Merlini che si stampa sulla traversa, secondo legno di giornata per gli ospiti, ma l'azione prosegue con un altro legno colpito questa volta da Durante. Fraboni, dalla sua mattonella preferita, chiama la risposta a Battani, poi dall'angolo la beffa è vicina per lo Spontricciolo quando Stefanelli si trova sui propri piedi il più comodo dei palloni da infilare in fondo al sacco per il 4-1. Nel finale lo Spontricciolo si guadagna i penalty grazie a Capriotti, tallonato da Raffaelli. Dagli 11 metri si presenta Brisigotti che firma il 2-4 finale. Nel recupero pestone di Merlini a Fattori, espulso anche lui e Spontricciolo che termina la propria gara in 9 uomini. In Nova Fede a distanza di un mese torna a sorridere, ora la zona play-out tornano a sperare Poggio Berni e Romagna, mentre San Clemente, Colonnella, Miramare e Spontricciolo sperano di non staccare il biglietto per i play-out.